Prima di cominciare, vi ricordo che per la ricerca delle squadre, la valutazione in base alle stelle possedute è stata attuata applicando no alla voce condizione live. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, bentornati qui su questo nuovo episodio delle squadre più scarse di FIFA. Siamo sull'episodio numero 24, quindi 24esima squadra che andremo a utilizzare quest'oggi è quella che state vedendo in sovraimpressione, il Charleston United. Squadra da 56, 63, 65, che a me solo a vedere questi valori mi sta più a male, perché va bene per il centrocampo, va bene per la difesa, ma a me quello che mi fa schifo è l'attacco, perché l'attacco 56 con queste squadre dove già avete visto negli scorsi episodi la fatica disumana che si fa nel segnare. Adesso io con questa squadra con 56 di attacco dove minchia mi vado a presentare? Ma noi ci proviamo uguale, signori, quindi selezioniamoci il Carlisle United e andiamo con il tabellone di quello avversario per vedere, sperare quale avversario oggi dovremo andare ad affrontare. E ladies and gentlemen, ecco qui il tabellone delle squadre avversarie, dove sono segnate tutte le squadre più forti del gioco. Ovviamente la conoscete benissimo, ma per chi è neofita vi vado a spiegare che sono comprese in questo tabellone tutte le squadre che hanno da 4 stelle di valutazione in su, quindi tutte le squadre più forti del gioco. Quelle evidenziate in grigio sono state le 23 prescelte, le 23 candidate che sono entrate di diritto ad essere nostre avversarie. Quindi oggi dovremmo andare a scegliere tra una di quelle, iniziando ancora di bianco, la nostra rivale. E come fare? Semplice. Andiamo alla prossima schermata con il generatore di numeri casuali per estrarre uno di questi numeri ancora disponibili. Ed eccoci qui ragazzi, pronti per andare a stare quello che è il numero casuale di questo 24esimo episodio. Siamo pronti, siamo carichi. Signori, andiamo a procedere con l'estrazione di questo numero casuale. Giriamo la ruota. Facciamola. Mescoliamo, deve uscire un bel numero, quindi non è uscito, sono usciti troppi numeri. Allora il secondo lo rimettiamo dentro perché è il primo quello che conta. Signori, il numero 55 è l'estratto di oggi, bello messo a fuoco, adesso lo state vedendo anche voi. Signori, torniamo indietro a quello che è il tabellone delle squadre avversarie per andare a vedere a quale squadra corrisponde il numero 55 e vedere dunque chi quest'oggi sarà il nostro sfidante. Signori, è uscito il numero 55, che 55 è la seconda colonna perché sono divise in colonne da 30. Ladies and gentlemen, dobbiamo andarci ad affrontare per questo 24esimo episodio il Benfica, la squadra portoghese, che dunque lei entra a far parte delle squadre già affrontate, quindi non potrà più essere ripescata per i futuri episodi. Signori, andiamo in game, scegliamoci il Benfica e poi possiamo iniziare la partita. Dobbiamo andare a squadra portoghese, eccola qui, Benfica, squadra veramente molto forte, 81-81-79, squadra informissima, infatti è arrivata a 4 stelle e mezzo, mentre di standard ha come valutazione, se non erro, 4 stelle. La Liga NOS, ladies and gentlemen, possiamo sceglierci intanto tutte queste che sono la prassi iniziale. Difficoltà campione, 5 minuti, io mi faccio, cerco di farmi una formazione, poi ci vediamo in campo. E ci siamo signori per questa partita, Charleston United Benfica al Crown Lane, per questo scontro del 24esimo episodio della Scarabia Scherzi di FIFA. Squadra che utilizza il 4-4-2, che non ho stravolto, ho solo cambiato qualche giocatore, ho messo qualche giocatore un po' più forte, un po' più in forma. Dobbiamo stare attenti qui a Jonas, signori. Io mi auguro veramente che possa essere una buona partita, perché diciamo che la nostra squadra è in forma, ma il Benfica è fortissimo. Quindi raga, stiamo attenti. Siamo attenti che già stiamo rischiando qui. Attenzione al corner, saltiamo. Bello il disimpegno, ok. Ok, siamo attenti raga, perché appunto questi hanno Jonas davanti, che non è da sottovalutare, anzi è da tenere marcato bello stretto. Però dai che stiamo facendo girare palla. Bello così. Metti in mezzo. Porco schifo, l'ha anticipato. Va bene. La provo a crossare adesso. Oh, un tiro che diventa quasi, un cross che diventa quasi tiro. Il portiere deve smanacciarla. È nostra. Dai che stiamo premendo. Ma la dovevi dare a quello vicino. Mortacci tua. Attenzione a Jonas, attenzione qui che ci ha inculato. Madonna, non ha tirato, meno male che non ha tirato. Quello l'ha passato indietro, perché se questo tirava la buttava dentro. Ci ha graziato.
ci ha graziato, ci hanno graziato. Bella sotto, vai che l'hai visto, vai Lambe, vai Lambe, mettila indietro. Dite, madonna, c'è arrivata a fionda, però peccato che l'ha impattata male. Peccato che l'ha impattata male. Porco schifo, pensavo c'era quasi. Attenzione. Mamma mia, meno male si sono immollati i difensori. Ottimo, ottimo, ottimo. Attenzione agli angoli, raga. Attenzione ai calci piazzati, perché se prendiamo con le calci piazzati mi sta sul cazzo. Bene. Raga, allora mi devo ricordare che nello scorso episodio dissi di tentare di fare qualche cambio verso il 55esimo, 60esimo, per dare un po' una linfa vitale nuova in più alla squadra. Dai, proteggila questa palla. A fine primo tempo c'hanno le cose delle bombole d'ossigeno. Portiere è risvenuto comunque, portiere, eh? Non dico l'hai battezzata fuori perché non te crede nessuno. Dai, l'hai battezzata fuori, ok. Ok, ce lo sta. Tramortacci tu, portiere. La dovevi alzare! La dovevi alzare! Va bene, dai, finisce il primo tempo 0-0, signori. 0-0, va bene, va bene. Con delle statistiche quasi alla pari, abbiamo fatto due tiri in porta, qualche tiro in più, ma tutti fuori dallo specchio. E il possesso palla con i contrasti sono perfettamente identici. E va bene con il secondo tempo, raga. Si parte. Vediamo se riusciamo ad amministrare il vantaggio. Che non c'era un'anima lì. Non so perché l'ho data lì, sinceramente. Non me lo chiedete, perché non so darvi una risposta. Sei un po' un folle. Potevamo far di meglio, però sappiamo che se lo fa molto peggio. Madò, è arrivato a cannone questo. Guarda quanto corre. Mortacci vostra. Se Pardo e Nava portavano sfiga, gli mettevo le mani addosso. Ah, fallo questo, dai, va bene, va bene. Una protegge palla, vedi, loro fanno i cambi. Adesso lo faccio anch'io, però. Faccio anch'io, vediamo un po' di far uscire l'esterno destro. Voglio cambiarlo a posto di Lambe, che non mi è piaciuto sinceramente più di tanto sulla fascia. E voglio mettere Stockton al posto qui di questo centrocampista offensivo che stavo utilizzando. Per il momento facciamo questi due cambi, teniamocene uno per eventuali evenienze. Quello non se lo incula nessuno comunque! Quello che era partito non se l'ho inculato nessuno, non se l'ha inculato! Cazzo, gli 1-2! Dai raga, su! È rimasta a lui! Mortacci vostra! Mamma mia! Dai, ma... Madonna! La prendono sempre! Oh, ma ha ammazzato il giocatore! Credeteci! Le sghere, dai! È una palla... È una partita completamente sotto tensione! Dai! Come squadra non è neanche male, me l'aspettavo molto, molto peggio! Dai! Prendila! Quel porco, raga, poggiati dietro dalla lunga adesso, spaziamola fuori gioco. Di cosa non si sa, due squadre che giocano alte, perché abbiamo dato anche noi prima un fuori gioco così da rinvio, quindi stiamo pressando veramente tanto. Questo terzino, raga, sta facendo i pezzi rari. Perché mortacci tua. Ma guarda, quello che mi chiedo io è che ai nostri nessuno lo prende mai. Guarda come gioca il Benfica, raga. Ho detto che il Benfica era tosto. Era fuori gioco. 85esimo, io non ci voglio credere. Non ci voglio credere, io a prendere gol sempre all'85esimo, agli ultimi minuti. Non ci si crede, raga, veramente, prendere collo così sempre alla fine. Io non so che problemi ci sono con questi cazzo di script agli ultimi minuti. Io non so com'è possibile. Perché porco schifo, prendigliela! Cribbio! Niente, non, la squadra si è allargata. Non me ne fanno un altro tanto. Sì, ma altro 90esimo non ce l'abbiamo fatto.
finito. Finisce così, raga. Ogni volta dobbiamo prendere il gol all'85esimo/90esimo. Io veramente mi sono stufato di questa cosa. Perché veramente non è da concepire. Abbiamo giocato benissimo. Hanno fatto più tiri, vabbè, è ovvio che loro fanno sempre più tiri perché sono molto più forti di noi. Però abbiamo saputo difendere molto bene. Il problema è che alla fine i giocatori sono poco reattivi, forse è un po' quello il problema. Però non meritavamo, secondo me, di perdere così. Secondo me non meritavamo. Meritavamo di andare al 90esimo sul pareggio. Signori, detto ciò, vi invito a lasciare un like, commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo episodio della squadra di scherzi FIFA, che sarà l'episodio numero 25. Ragazzi, non perdetelo, iscrivetevi per non perdere appunto gli ultimi episodi della squadra di scherzi FIFA, serie su FIFA e altri video. Ciao a tutti, ragazzi.